Ciao a tutte e a tutti. Questa settimana, insieme con me, alle Noti d'Oro, una rassegna cinematografica che si tiene ogni anno nelle più importanti città europee e non, come Città del Messico, per esempio. Quest'anno è presentata a Bagheria grazie al fatto che il nostro regista bagherese, anche lui, Nico Bonomolo, ha vinto il Davide di Donatello 2022. Vi diamo un assaggio della manifestazione e dei corti che ho scelto per voi in base ai sentimenti che mi hanno suscitato. Sotto ognuno, brevissime e personalissime mie impressioni. A voi! Buonasera a tutti e benvenuti. Ho alla mia destra il vice sindaco Daniele Vella, il dirigente della Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino, e Nico Bonomolo, il regista, che a maggio vince con il suo maestrale il premio Davide di Donatello 2022. E lascerei un attimo la parola a Daniele. Grazie. Buonasera, perché i protagonisti sono i cortometraggi. Ringrazio Rosalba, con la quale da anni si collabora, per esempio per il festival Animafix, che è un punto importante e avanzato di offerta culturale che viene data in questa città, capace di richiamare non solo i nostri concittadini, ma di richiamare gente da fuori, perché il nome di Bagheria, il nome della Sicilia, è un nome che viene portato finalmente fuori per delle importanti notizie di cultura. Ringrazio il dottore Tarantino per la presenza, perché ovviamente se le istituzioni non collaborano è molto difficile fare passi in avanti, e nei progetti che noi abbiamo portato avanti questo è sempre avvenuto. Quindi io non mi dilungo, sono contento di vedere persone al cinema. La parola al dirigente della Sicilia Film Commission. Quando ho saputo che questa manifestazione quest'anno si sarebbe svolta a Bagheria, per me è stata una cosa straordinaria, perché sul territorio della regione siciliana non si era mai tenuta questa manifestazione, che è veramente molto importante, perché ha girato il mondo, ha girato tutte le capitali, ma soprattutto dà la possibilità di mettere insieme sul grande schermo i cortometraggi. Il premio di Nico Bonomolo vuole essere in questi giorni un motivo in più per fare quello che stiamo facendo, ossia non comprare un biglietto e andare al cinema, ma far sì che una proiezione sia un momento di socialità, come era la frequentazione delle sale raccontata da Tornatore in Cinema Paradiso. Passiamo la parola a Nico. Il cinema serve anche appunto a fare il cosiddetto marketing territoriale, cioè se esiste il Made in Italy è grazie a tutti i film che Fellini, Antonioni, insomma, avevano portato negli Stati Uniti, avevano fatto conoscere l'Italia. Adesso noi stiamo facendo la stessa cosa un po' con la Sicilia. Non è cinematografico, però per esempio la serie di Montalbano ha portato una valanga di indotto nel Ragusano, insomma, e così via. Io faccio animazione e disegno, quindi non rappresento i luoghi, però Però insomma rappresenti è. la poesia, scusa. Vabbè, grazie. Buona visione. Sempre un posto. Sorry. Jetzt ist richtig, was schießt so aus? Ja, ich mach auch die Porträts. Du sie oben? Nein, Marlon. Ziehen Sie doch einfach raus. Nein, Mom. Ich hab nein gesagt. Ja, ja, ich bin ein Indoor, kann ich was? Alles gut, ich habe es selber verteidigt. Danke.
to give true love a second chance. Most people fall in love again, don't they? A fare questa attività, chi è che ti ha ispirato, qual è stato il tuo coach invisibile? Non c'è stato un coach, è stato il cineclub che ho frequentato per tanti anni, qua, esattamente in questo cinema. Perché un cineclub porta a fare? È perché vedi tanti film belli e ti formi. Sì, ma no? Questa è un'attività molto particolare, nel senso che... Quella dell'animazione, quella perché del corto, quindi sono scelte molto precise. No, in realtà sapevo disegnare, quindi ho usato questa tecnica, è un modo di raccontare le cose. E sei giunto così lontano? Soltanto così, senza studio, senza impegno? Cosa hai fatto no. per... Ho studiato tanto, tanti sacrifici, tante cose. Quindi, sì. Insomma, questo è il frutto di un percorso certo, molto chiaro, impegnativo. Sì, tanti anni. Bene, ti ringrazio, grazie, Nico. Grazie. Ciao. Ciao.